Accendiamo il fuoco, padella, olio, olio evo del Gargano buonissimo, aglio e due gambi di prezzemolo. Aspettiamo che soffrigga e poi ci andiamo a mettere all'interno questi scampi medi del nostro golfo. Sono spettacolari, guardate che bellezza, ragazzi. Anzi, vi faccio vedere anche una cosa, sono talmente buoni che io li mangio crudi. Ecco così. Guardate un po'. Si toglie il frutto e si mangia crudo. Eccolo qua. Ok. Non ce lo vuoi mettere un po' di diavolicchio? Allora, ci metto le teste, perché è una sorta di bisque, no? Ma è una bisque fatta nella padella, ma non a parte. Poi un po' di vino bianco ce lo volete mettere, per forza. Un po' di vino bianco va messo e li facciamo un attimo rosolare. Così. Faccio un po', vedi? È successo. No? Vedi? E vanno a lasciare, no? Quello che c'è all'interno delle teste. Che è buonissimo, eh? Pomodorini, eccoli qua. Li smanuzziamo. Ok, ha cascato il sale, mi raccomando. Quanto basta, scherzavo, eh? Adesso queste qui si sono lessate e chiaramente conferiscono già sapore all'olio e andiamo a togliere sia le teste, che io poi le metto da parte e me ne vado poi a spoppare, perché c'è il fosforo all'interno di queste teste, eh? Anche i gambi vanno pronti, anche la testa d'aglio. Ci lascio semplicemente il piccante, perché il piccante mi piace. Non mi piace mangiare dolce, un po' di piccante fa bene, soprattutto è ricco di vitamina C, il rosso, è antiossidante, antitumorale, quindi ha tantissime proprietà, come vedete. E poi qui dentro ci vado a mettere i pomodorini, ok? E li vado a far cuocere pochi minuti, mi raccomando, pochi minuti. Ci metto anche un po' di acqua di cottura, giusto un po' di acqua di cottura. E pochi minuti ci metto il coperchio. Cominciamo a metterci i primi scampi decapitati, eccoli qui. Ok? E poi ci aggiungiamo anche quelli con le teste. Sì, aggiungiamoci degli scampi con le teste anche. Ecco qua. Guardate che spettacolo. Sono uno spettacolo. A cascata, orecchiette. 10 minuti e li passiamo dall'altra parte. Pasta al dente, la trasferiamo con l'acqua di cottura da qui, con la scumarola, da qui, per completare la cottura, chiaramente per amalgamare pasta e gli amidi della pasta con quelli degli scampi. Eccoli qui, mettiamo qui e iniziamo chiaramente, ecco qua, ecco qua, ecco qua, ecco qua, guardate che spettacolo. Adesso ci mettiamo veramente un mestolino di acqua di cottura, un paio di mestolini, e la pasta completa la cottura qui dentro. Mi raccomando, metteteci anche un po' di pepe, rigorosamente grattato al momento, macinato al momento, pardon, e un po' di olio crudo a fine cottura, glielo dovete mettere sempre, abbondate, perché dà il sapore. E poi l'olio combatte il colesterolo, l'olio è buonissimo, l'olio nostro del Gargano. E continuiamo a spadellare. Ecco qua, ecco qua, guardate che spettacolo, ragazzi. Io e Vittorio oggi ci estasiamo a mangiare sta bontà. Dovevamo andare da Sarni, ma chi ce lo fa fare? Ma che stiamo scherzando? Ma quale Sarni? Ristorante Castriotta. È pronto, pronto per mangiare. Che spettacolo, ragazzi, questo è uno spettacolo. Allora, carissimo Vittorio, andiamo qui, scampi decapitati e con le teste, insomma, li abbiamo passati sotto la ghigliottina. Allora, adesso andiamo qua, ecco qua, che spettacolo, tanto ce lo dobbiamo mangiare, ecco qua,
Poi ciascuno, non fa male a nessuno. Ci ho messo 130 grammi di pasta a testa, caro Vittorio, perché noi siamo due mangioni. Ci vede, ci piace mangiare e quindi non ce ne frega niente. Allora, qui poi abbiamo un po' di sughetto finale, poco poco, ecco qua, a testa. Ecco qua. E poi un po' di panzerella a cascata, perché ci volevo mettere tutto bello pestato qui. Ecco qua. Ecco qua. Bene.